abbastanza entusiasticamente di questa fiera, quindi hai avuto dei buoni riscontri. Sì, sì, assolutamente, per noi questa fiera è importantissima, ma anche fatta in questo contesto insieme a Linus. Noi siamo dell'idea che dobbiamo proporre, diciamo, innovazione, ma non solo su quel che riguarda il seramento, ma il seramento nel complesso di una costruzione, sì, perché qui appunto siamo in grado in questo padiglione veramente di dare tutte le indicazioni necessarie per poter investire bene i nostri soldi, per poter poi investire bene nel nostro comfort abitativo e vivere bene poi la vita da qui in avanti, no? Certo, ecco. Certo. E quindi mi parlavi di questa finestra in particolare che ha avuto delle ulteriori evoluzioni. Sì. Ci spieghi quali? Certamente. Allora, attualmente diciamo il mercato è molto, molto richiede. Consiglia di proteggere la parte più vulnerabile, sì, che è quella bassa della traversa che riceve l'acqua, sì, e quindi anche e quindi quella che si deteriorerebbe, esatto, prima. L'acqua, lo smog. Ma una domanda proprio sul legno, è un problema di legni diversi quello che si utilizza oggi, per cui come dire dura di meno? Perché io ricordo, cioè io vedo ancora dei seramenti di 50 anni fa bellissimi, esposti a ogni intemperie, ma cos'è che è cambiato? Allora, sicuramente se si parla di colorazione di un seramento magari con lo smalto bianco una volta, sicuramente i laccati così avevano degli spessori diversi e diventavano molto più duri. Adesso diciamo sono soluzioni ecologiche, soluzioni all'acqua che comunque funzionano benissimo, no? E, però voglio dire, non è che dopo un anno, dopo due anni ci sia già bisogno di dover ritoccare, di dover mettersi mano. Ad esempio in questi casi diciamo tutta la superficie linea che è costituita da quattro mani di colorazione, l'ultima mano è una cera compatta, una cera grassa che viene proprio spruzzata a pressione. E anche elastica che segue tutti i movimenti del legno, però sono il problema, certo, essendo l'unico materiale vivo di cui parliamo. Anche sul riscaldamento del colore, della superficie quando il sole picchia. Certo. Ecco, noi consigliamo sempre di dare poi una passata, diciamo, dopo i primi due anni di vita della finestra, una volta pulita con acqua e sapone neutro, con lo straccio umido, una volta asciugata, dare una passata con uno straccio proprio asciutto, che sia di cotone o di lana, con della cera da mobili. E questa cera sostanzialmente nutre ancora questa cera grassa. È un po' come dare un olio alla catena, perché lubrifica, la rende ancora raviva e la rende proprio ancora in piena. Quindi diciamo che si possono fare le finestre in tutti i materiali secondo il gusto.
destinazione d'uso. Sì, e comunque il legno, voglio dire, non è sicuramente il nemico dell'uomo per quel che riguarda la manutenzione. Vabbè. Del caso. Sicuramente adesso qui in un contesto di una casa in legno dove anche i fori vengono preparati, tagliati al millimetro, prefabbricati, voglio dire, qui c'è veramente un margine di errore che è pari a zero, certo. Non c'è nessun problema, ma altrettanto lo si può fare anche nell'edilizia tradizionale. E anche per una ristrutturazione. Ah, assolutamente sì. No, è chiaro che il contorno deve essere preparato in un certo modo, con una certa precisione. Come qui ci hai indicato. Certo. Grazie a tutti, Rolf.